Buonasera a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi mi vedete di nuovo in questa veste un po' così, un po' strana, particolare. Perché? Perché ragazzi, siamo, come potete vedere qui alle mie spalle, siamo a Terni Comics. Oggi primo giorno, sabato, c'è anche la gara, ma questo ne parliamo in un altro video. E quindi inizio subito a rompere palle ai primi cosplayer che stanno qua. Ne ho visti parecchi, ne ho visti, e mi già voglio qualche domanda, a chiedere un po' di cose. E andiamo subito, ovviamente, dopo che, come al solito, già lo sapete, raga, già lo sapete. Vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutto quello che dovete fare sempre. Dai, 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 andiamo a rompere i coglioni ai primi cosplay di Terni Comics. E infatti, qui c'è il primo cosplay. Ah, vedi, proprio così. Sì, fammi sedere, C'è l'incontro della coda. Sì, c'hai la coda. Primo cosplay della giornata e primo cornuto della giornata. I cornuti non mancano mai nei miei video e oggi è lei il primo cornuto. Che cosplay sei tu? Allora, io sono Sdentato di How to Train Your Dragon in inglese e in italiano Dragon Trainer. E Sdenta pure, io sono caduti i denti, come fai, L'hai fatto tu questo cosplay, l'hai comprato, l'hai rubato? No, i marocchini sotto casa, no, che no. C'hai? No, no, l'ho fatto tutto io, l'ho disegnato su carta, poi mi sono fatta aiutare da chi era in grado di prendere ago e filo e mi sono fatta aiutare, più tutti questi pezzi li ho fatti io a mano, cazzo, così tanto. Hai fatto altri cosplay prima di questo? Oltre a questo l'avevo fatto in passato. Il tuo peggior cosplay che hai fatto, che hai detto, mo, questo mi è uscito proprio una cacata, qual è? È uscita una cacata, quella Ermione Granger. Ermignottone. Lo riporterai prima o poi in fiera? Sei già rotta il cazzo. Perché era troppo. Io volevo sembrare Ermione, ma sembravo una qualunque Grifondoro. Grifondoro, ci sta. Voi ragazzi, di che casata siete? Grifondoro oppure che altre ci stanno? Tasso rosso, corvo nero, serpe verde. Voi di che cosa siete? Scrivetelo nei commenti qua sotto. Che cosplay sei tu? Carna da fetta poco fa. Carna, l'hai fatto tu, l'hai comprato, l'hai rubato? La parrucca non l'ho fatta io, tutto il resto sì. Okay. E rubato ancora non l'ho rubato. Ancora no. Però ancora sembra iniziare. Il tuo peggior cosplay che hai fatto, che hai disposto, è proprio schifo questo qua. Che cos'è? Luffy di One Piece. Luffy di One Piece. Ne ho visti parecchi. Il mio primo cosplay. Il tuo primo. Ne ho visti parecchi che però sono fatti bene. Il tuo evidentemente faceva cacare, diciamo. Vabbè. Lo riporterai prima o poi in fiera? Non credo mai più. No, sei proprio cacato. Il tuo preferito di One Piece qual è? Trafalgar Law. Trafalgar, cioè hai mai fatto un cosplay? Quasi tutte le versioni. Tre versioni, dai. Voi scrivete invece nei commenti qual è il vostro personaggio preferito di One Piece. Allora, qua invece c'è sta un'altra, la conoscete già l'avete vista in altri video, ma diciamolo, tu sei... Michela. Tu sei che personaggio è? Che cosa è ignorante? Sono la cornuta di Aspinotella. La cornuta, altri sempre, tanti oggi il video pieno di cornutoni. Pieno io di pensavo di essere l'unica tua cornuta. Invece no, ce ne stanno tantissimi di cornuti. Qual è il tuo peggior cosplay in assoluto che fa, quello che fa, che più ti fa schifo? Oddio, mi sa quella del Team Rocket. Quella del Team Rocket, la riporterai prima o poi in fiera? No, mai nella vita. Sei già rotto il cazzo. Perché distrutto la parrucca. La parrucca era, tipo, era super pesante la parrucca e me l'aveva fatta. Chi te l'ha fatta? Lui. Che ti ha fatto la parrucca? Mi è venuto mal di testa dopo mezza giornata e poi quindi, è stata buttata nel cassonetto. Qualcuno avrà indossato la mia parrucca. Qualche zingarella avrà indossata, non lo sapremo mai. Ho beccato l'altro cornuto. Hai visto mia moglie? Non l'ho vista tua moglie, aspetta. Che cosplay è il tuo? Che cosplay è? Moxie, l'hai fatto tu, dove sta? Quanti cornuti? Questo video è pieno di cornuti. Siamo dei cornuti. Tutti cornuti, viva i cornuti. Dicevo,
che l'hai fatto tu questo cosplay, l'hai comprato, l'hai rubato? L'abito l'ho comprato, okay. Tutto il resto, coda, compagnia, parrucca, eccetera, ha fatto tutto, ha fatto tutto, tutta l'altra cornuta. Io gli ho fatto la cosa che lei non apre, dov'è? Ma ci avete pure le code, non diciamo come sono attaccate, La sua è diversa dalla mia, la mia speciale. Sentite ragazzi, ditemi il vostro peggior cosplay che avete fatto, qual è? Quello che dici, mo' è proprio schifo sto cosplay che ho fatto. Il mio probabilmente judo di Berserk. E tu invece? Io sinceramente non lo so, perché il ne ha fatti tanti che fanno schifo. Di quelli che fanno schifo tanti, però ultimamente sono abbastanza soddisfatta di quelli che faccio. Brava, li riporterete questi cosplay che avete fatto che non vi sono tanto piaciuti? No, li ho venduti tutti. Li hai venduti? Brava, se li frega qualcun altro, tu invece lo riporterai prima o poi? Spero di sì, perché mi piace. Magari aggiustato, rimodellato. Devo rifare l'armatura. Rifacciamo l'armatura. Ma quanto sono figo. Lui c'ha gli uccelli in mano. Possiamo dire c'ha gli uccelli in mano. Tu invece? Tu lei senza uccelli, gli piace così, così. Che personaggio è il vostro? Sono addestratore dei draghi, è un cosplay originale. Ah, sono dei draghi, vedi, il tuo invece che cosplay è? Non è un cosplay. Sono original, io apprezzo gli original perché hanno una fantasia di inventarsi dei personaggi. Coschio non c'ho, c'ho la capa bacata, c'ho. Senti, avete fatto altri cosplay in precedenza prima di questi? È il primo, quindi proprio il battesimo dei cosplay, essere intervistati da me, il rompicoglioni dei cosplay. Quanto sono belli sti draghetti, li hai fatti tu, li hai comprati, li hai rubati? Li scolpisco e li dipingo. Scolpisce e li dipingo. Libera. Quindi tu sei il creatore di draghi, possiamo dirlo. Creatore di draghi. Bello, mi piace. Fa vedere il drago, bello. Mi piace. Facciamo la domanda alla Mu. Quanto sei fica? Possiamo dirlo? Dicete, scrivetelo nei commenti. Che personaggio è il tuo? La Mu. L'hai comprato, l'hai commissionato, l'hai rubato. Da dove viene sto cosplay? Allora, la divisa è comprata, sì. La parte quella in pelliccia l'ho fatta tutta io, infatti nel profilo. Ah, non è il pelo tuo, non è per, no, non è il pelo suo, si è depilata. La parrucca l'ho fatta io, queste sono fatte con la stampante 3D. E le orecchie? Le orecchie non l'ho fatte. Le orecchie non sono le tue, sembrano proprio orecchie vere. Pensavo era così. No. Hai fatto altri cosplay in precedenza prima di questo? Sì. Sono 5 anni che faccio questo. Oh, allora tu me lo dici, però devi essere sincera. Il tuo peggior cosplay, quello che dici, mi dici proprio una schifezza, una cacata sto cosplay, qual è? Oddio, forse Zero Chu. Zero Chu di Daniel. Ti è uscito proprio schifo, ti è uscito. Non mi sta particolarmente bene forse. Non ti sta bene, lo riporterai prima o poi, magari rifatto, rimodellato, rubato magari. No, è anche passato di moda. Sei già rotto il catto del Zero Chu, meglio la Mu, possiamo dirlo? E diciamo, fa vedere la Mu, fa vedere bella. Le scarpe di. Vedi, inquadriamo le scarpe di la Mu come sono. Oh, mi piace. Eccolo qua, c'ha il pistolo. Ma che roba è sto coso? Il fucilone. Allora, spiega agli altri ignoranti come a me. Che personaggio è il tuo? Il mio è Omura Akemi di quella Magi Madoka Magica. Non un po' lungo. Quella magica cosa magica. Non diciamo che cos'è quella cosa magica. Che quindi l'hai comprato, l'hai fatto tu, l'hai rubato. Magari rubato. Sarebbe stato meno difficile. No, l'avevo fatto io e papà. L'hai fatto tu. Grazie papà. Lui ha tagliato i dubbi. Pure lui ti ha fatto il fucilone. Ma ha tagliato i dubbi. Bello, mi piace. Brava papà. Senti, hai fatto altri cosplay prima di questo? Certo. E allora me lo devi dire. Dai. Il cosplay peggiore che hai fatto, quello che dici, ma va proprio cacare sto cosplay che ho fatto. Itto di Genshin è stata la cosa più accrocchiata all'ultimo secondo, orribile. Lo riporterai prima o poi rifatto. Però era veramente brutto. Meglio il fucilone. Raga, ho chiesto se li potevo fare due domande veloci, sono preoccupato, non so la finanza, non ti preoccupare. Che personaggio è il vostro?
Il mio è Cinnamoroll della Sandy. E tu sei? Kuromi. Kuromila, da dove viene sto cosplay? L'avete comprato, rubato? C'avete i cinesi nel seminterrato? Da dove viene? No, allora. Cioè, i cinesi nel seminterrato, cioè. No. No, allora, in realtà ho fatto una cosa molto su Shane, perché quest'anno purtroppo non avevo abbastanza soldi. Ok, hai fatto le buono. Tu invece? Roba che avevo in casa, incredibile da credere, ma tutta roba che avevo in casa. Tutta roba che avevi. Avete fatto altri cosplay prima di questi? Sì, allora mo dovete dire i cosplay peggiori che avete fatto, quelli che fanno proprio cacare, diciamo, so cosplay, fa proprio schifo quello che ho fatto. Qual è? Allora, io 2 anni fa feci Yelan di Genshin Impact, okay. Ma la feci malissimo. Era una merda. Era brutta. Tu invece? Io ne ho fatto solo una e mi è venuto bene. E ti è venuto bene? Power di Chainsaw Man. Però ti è venuto bene. Sì. E quindi non fa schifo. No. E quindi tra questo e quello là, qual è quello che fa più schifo? Forse questo. L'abbiamo proprio beccata in fragranza, proprio scrocchiarella, diciamo. E quindi noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e scrivete nei commenti qua sotto qual è il vostro cosplay che più vi ha fatto schifo. Scrivetelo nei commenti. Intanto lei, ci abbiamo proprio qua la versione originale che fa schifo. Speriamo che l'anno prossimo ne fa uno meglio. Ci sta.